Scuola, l'apertura a rischio a causa delle carenze nel personale ATA, i sindacati, tagli concentrati nella provincia di Cosenza. Verbicaro, a fondo del consigliere d'opposizione Francesco Silvestri sulla politica del sindaco, Felice Spingola è inadeguato a guidare il comune. Diamante, domani al via la 19ª edizione del Peperoncino Festival. Santa Maria del Cedro, dal Talmud ad internet, le nuove sfide dell'ebraismo in un convegno nella 12ª giornata dedicata alla cultura ebraica. Buonasera, erano le anticipazioni di Rete 3 News di martedì 6 settembre 2011 in regia Antonello Gazzaneo. In apertura le manifestazioni in tutta Italia contro la manovra del governo. Sono migliaia i lavoratori ma anche i precari e i pensionati scesi in piazza in tutta la regione Calabria per dire no ad una manovra recessiva e rivendicare immediate azioni per lo sviluppo e l'occupazione. Da Vibo Valentia, dove ha partecipato ad una delle 5 manifestazioni indette in Calabria dalla CGIL, il segretario generale calabrese Sergio Genco si è detto soddisfatto dei dati sull'adesione alla mobilitazione contro i provvedimenti finanziari decisi dal governo. Lavoratori e sindacalisti del sindacato autonomo USB hanno anche occupato i binari della stazione ferroviaria di Lamezia Terme, provocando lo stop del transito dei treni in entrambe le direzioni e anche disagi al traffico locale. Apriamo una pagina dedicata al mondo dell'istruzione. Sarò a Cosenza il 12 settembre per inaugurare l'anno scolastico, il giorno dopo il 10° anniversario di un'immane tragedia che i bambini ed i ragazzi conoscono e che è un punto irrinunciabile per ricordare la follia della violenza. Lo ha affermato in una nota il sottosegretario all'economia Antonio Gentile, ricordando l'imminente anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle di New York. Stamani ho avuto conferma che ci sarà il prefetto insieme al sindaco e alle autorità, aggiunge Gentile, e questo è ancora più importante perché i valori di libertà che celebreremo li esprimeremo in un istituto dedicato a Tommaso Campanella, che per la libertà ha sacrificato la sua vita. Gentile ha infine chiesto al provveditorato e alle scuole una lotta senza quartiere al bullismo. È una cosa odiosa, ha detto Gentile, che mi ricorda il nonnismo dei tempi del servizio militare e che crea disagi ai bambini. E continuiamo a parlare di istruzione perché in provincia di Cosenza molte scuole rischiano un'apertura caotica o addirittura rinviata per mancanza di immissioni al personale ATA. Emanuela Passerella. Si addensano nuvoloni neri sull'apertura delle scuole della provincia di Cosenza. La campanella del primo giorno di scuola, attesa per il prossimo 12 settembre, potrebbe rimanere muta in molti istituti calabresi. La mancanza di personale ATA, ovvero ausiliari e tecnici amministrativi, senza i quali le scuole rischiano di finire nel caos più totale, è il principale problema che, secondo le organizzazioni sindacali, avrebbe colpito in maniera massiccia la provincia di Cosenza. L'allarme, lanciato nei giorni scorsi da numerosi dirigenti scolastici, ha trovato pronto al dialogo l'ente politico provinciale. Ieri mattina, presso il Salone degli Specchi di Cosenza, Oliverio ha incontrato i sindaci dei comuni che si trovano a fronteggiare il problema. Il rischio concreto che l'anno scolastico inizi tra mille difficoltà ha portato a mettere sul tavolo due tentativi di soluzione. Una delegazione guidata dal presidente della provincia di Cosenza è stata ricevuta dal prefetto di Cosenza ed ha avuto assicurazioni circa un intervento di quest'ultimo presso il ministero competente. La priorità è quella di avviare con urgenza una verifica per assegnare ulteriore personale e impedire che l'avvio dell'anno scolastico avvenga nel caos o che slitti ad altra data. In più è stata inviata una lettera all'assessore regionale alla pubblica istruzione Mario Caligiuri chiedendogli di affrontare il problema con la massima urgenza. Oliverio ha chiesto inoltre la convocazione di un incontro urgente che veda seduti a uno stesso tavolo la regione, la provincia di Cosenza e l'ufficio scolastico regionale nella persona del dirigente Francesco Mercurio, così da poter trovare tutte le possibili soluzioni. Oltre alla carenza di personale ATA c'è però un altro problema. Le scarse iscrizioni all'anno scolastico 2011-2012 hanno portato a una conseguente diminuzione del numero di professori, come è avvenuto ad esempio all'Istituto Tommaso Campanella di Belvedere e all'Istituto Alberghiero di Praia a Mare. Sono certo, ha detto Oliverio, che troveremo le soluzioni più idonee per garantire a chi ne ha il diritto di mantenere il proprio posto di lavoro e ai nostri giovani di cominciare insieme ai loro colleghi dell'intera regione un anno scolastico che, speriamo, sia foriero di novità positive e carico di speranza per il futuro.
Un'unica dirigenza per le scuole elementari e medie di Praia a Mare. A seguito del pensionamento del direttore Giuseppe Losco, il posto di dirigente scolastico era rimasto vacante. A risolvere il problema è stata la nuova finanziaria che ha accorpato la direzione delle scuole elementari con quella delle scuole medie di Praia. Reggente della gestione scolastica delle elementari praiesi, la già preside delle scuole medie di Praia, Filomena Damante, che manterrà l'incarico per tutto l'anno scolastico 2011-2012. Incontro urgente del 9 settembre prossimo, organizzato dal Comitato Cittadino con sindaci e politici del territorio per discutere delle sorti del nosocomio praiese, si terrà nella sala consiliare di Praia a Mare invece che nel piazzale dell'ospedale. La decisione, resa nota dal Comitato Cittadino in difesa dell'ospedale di Praia a Mare, è stata presa per motivi di sicurezza a margine di un incontro con le autorità preposte al rilascio dei permessi. La manifestazione, informa il Comitato, avrebbe potuto generare problemi di ordine pubblico ed intralcio alle attività ospedaliere, oltre a creare ulteriori disservizi agli utenti. L'incontro, lo ricordiamo, precede la conferenza dei sindaci del 19 settembre per discutere l'atto aziendale di riordino della rete ospedaliera e ha come obiettivo l'adozione di un documento per chiedere la revisione di quanto stabilito per effetto del piano di rientro della sanità calabrese. Andiamo a Verbicaro. Il consigliere di minoranza Francesco Silvestri denuncia il malgoverno del sindaco Felice Spingola. Giuseppe Miraglia. È stato mandato via 10 anni fa proprio perché il paese era arrivato al dramma. È la critica che senza mezzi termini il consigliere di minoranza Francesco Silvestri rivolge al primo cittadino di Verbicaro Felice Spingola. Grazie alle pagine del foglio 2 anni di amministrazione 2010-2012, il consigliere d'opposizione attraversa dunque il biennio del governo Spingola a Verbicaro. Un giudizio molto critico quello del consigliere. Il centro storico che è in degrado, sporcizia dappertutto, addirittura l'ordinaria amministrazione non si fa. Francesco Silvestri individua quindi le scelte politiche che nel tempo hanno inciso sul degrado di Verbicaro. Ci sono delle responsabilità storiche. Quando si era deciso di portare Verbicaro nella contrada San Francesco con l'edilizia popolare, quando si è deciso che la comunità montana doveva nascere lì a San Francesco e non nel centro storico, quindi il paese è stato in qualche modo abbandonato, allontanato dalle realtà che potevano dare qualcosa. La principale accusa che Silvestri rivolge al primo cittadino e alla sua giunta è in particolar modo lo scarso coinvolgimento dell'opposizione nel processo politico che la maggioranza da tempo sta portando avanti. Dunque la speranza del rappresentante del cuore per Verbicaro è senza dubbio una. Beh, io penso che alcune figure che per tanti anni sono state sulla scena debbano mettersi da parte, perché non per il fatto anagrafico, perché hanno dimostrato l'incapacità di governare. Parliamo di mare. La direzione marittima calabrese della Capitaneria di Porto, coordinata dal capitano di vascello Vincenzo De Luca, ha presentato questa mattina a Palazzo Campanella il primo documento che fotografa, dopo 2 anni di studio, lo stato delle coste e del mare di Calabria. Sono stati censiti 288 relitti, ha detto il comandante De Luca, e allo stato attuale non c'è traccia di navi affondate con sostanze pericolose. Presente all'incontro il governatore Scopelliti, che ha anticipato alcuni indirizzi di programmazione della giunta regionale, come la proposta di potenziare l'offerta di portualità a fini turistici e sviluppare la croceristica. Il presidente della giunta ha anche affrontato il tema della balneabilità alla luce degli episodi avvenuti durante l'estate. I controlli eseguiti, ha detto Scopelliti, ci permettono di dire che il nostro mare è fruibile nel 92% dei casi. Questo non significa non tenere conto, ha aggiunto Scopelliti, delle criticità emerse dalla filiera della depurazione, come a Paola lo scorso 12 luglio. Nelle prossime settimane, ha poi concluso il presidente della Regione Calabria, avvieremo interventi per 28 milioni di euro in 50 dei 117 comuni costieri per contenere i danni della mancata depurazione. Andiamo a Tortora, dove alcuni cittadini hanno scritto al primo cittadino Pasquale Lamboglia una lettera sull'uso indisciplinato dei fuochi d'artificio da parte dei privati. Ma ci racconta tutto Martino Ciano.
Un indisciplinato uso dei fuochi pirotecnici che deve essere regolamentato dall'amministrazione di Tortora con punizioni esemplari per i trasgressori. È quanto chiedono a gran voce in una lettera aperta inviata al sindaco di Tortora, Pasquale Lamboia, alcuni cittadini residenti per lo più tra via Pietro Mancini, via Alcide De Gasperi, zona di punta adiacente al lungomare City Market, dove si concentra maggiormente il passeggio estivo tortorese. Gli attuali amministratori, dice la missiva, si adoperino al più presto affinché alcuni sgradevoli comportamenti vengano immediatamente repressi e ricondotti in un alveo di tranquillità e sicurezza per l'intera cittadinanza. Dal canto suo il sindaco Pasquale Lamboia fa sapere che l'amministrazione penserà ad un'ordinanza per obbligare i privati cittadini a chiedere le necessarie autorizzazioni per utilizzare i fuochi pirotecnici. Conosciamo il problema, ha concluso il sindaco Lamboia. Sappiamo che ci vuole senso della misura, ma spesso e volentieri si fa appello anche a quella responsabilità che purtroppo latita. Maggior controllo e maggiore repressione, questo quanto chiedono nella loro lettera aperta ai cittadini. Adesso basta, dice con tono esasperato la missiva. Tutti voi siete in grado di capire le conseguenze e i risultati di un'estate trascorsa in questo modo. Se la vacanza di alcuni deve tradursi in un inferno per gli altri, conclude la lettera, noi come persone civili che rispettiamo le regole non accettiamo questo stato di cose e chi vuole calpestare le regole. Arresto per droga nella serata di ieri a Scalea. Un uomo MB di 34 anni è stato fermato ad un posto di blocco presso lo scalo ferroviario dai carabinieri della stazione locale. Durante la perquisizione dell'auto sono state trovate sostanze stupefacenti. Alla fine di spaccio, colto in flagranza di reato, l'uomo ha spontaneamente indicato quali tipi di sostanza trasportava, ovvero eroina, crack e metadone. Il 34enne è stato condotto presso la casa circondariale di Paola. Alla vigilia della 19ª edizione del Peperoncino Festival di Diamante, il nostro Gaetano Bruno ha incontrato il presidente dell'Accademia, Enzo Monaco. Insaporisce i nostri piatti, è afrodisiaco, è la spezia che riconosce la Calabria in tutto il mondo ed è anche un amuleto contro il malocchio. Il peperoncino, il festival del peperoncino di Diamante, quest'anno raggiunge il 19° anno di età. E allora noi entriamo nella nuova sede dell'Accademia per parlare di questa edizione con il presidente Enzo Monaco. Noi siamo pronti per partire con questa 19ª edizione che a giudicare da quello che abbiamo fino adesso avuto sarà sicuramente un festival più ricco degli altri anni, perché abbiamo più prenotazioni, perché gli alberghi sono pieni. Per la prima volta anche noi che organizziamo il festival stiamo avendo difficoltà a sistemare i nostri ospiti, i nostri giornalisti accreditati, perché a Diamante non ci sono più posti in albergo e dobbiamo utilizzare gli alberghi dei paesi vicini. Il programma è abbastanza interessante, con molte novità, e quindi siamo sicuri che andrà tutto bene. La chicca del primo giorno è che facciamo una sfilata di costumi da bagno e di biancheria intima presentata da Elisabetta Gregoraci, che sicuramente è un personaggio piccante. Ci arriva praticamente al volo una chicca di quest'anno. Le penne al peperoncino, quest'anno sarà piccante anche scrivere. Sì, in effetti diciamo che la fantasia degli operatori economici e commerciali della Calabria si è sbizzarrita, no? Per cui intorno al successo del festival sono nate una serie di iniziative. Questa è la peperina, è la penna piccante, che praticamente si apre di sotto così, poi questo cappuccio si mette qui e si scrive, è una penna normale come tutte quante le altre. Però, diciamo che sul successo di questo festival Enzo Monaco ci mette una firma. Sì, sul successo di questo, ecco, ci mette una firma con la penna peperina. La penna peperina poi è uno dei gadget che noi diamo con la piccante card, che dopo il successo dell'anno scorso è stata ripresentata molto arricchita, perché oltre alla peperina ci sono gadget di primo ordine e anche degustazioni di primo ordine, per cui il visitatore avrà questa carta di credito piccante con i servizi del festival riservati proprio agli amanti di Sua Maestà il Peperoncino.
Contemporaneamente al Festival del Peperoncino, l'Università del Gusto, diretta dallo chef Vincenzo Grisolia, terrà officine gastronomiche e lezioni di cucina previste tutte le sere della manifestazione dalle 22 alle 23 nei locali dell'ex centro DAC di Diamante. Le lezioni si articolano in una parte teorica e una pratica con la preparazione e la degustazione di piatti legati alla tradizione del territorio. 5 i temi trattati: il cedro di Calabria, le nostre erbe, funghi e peperoncino, il peperoncino in cucina e sale e peperoncino. Ogni sera ai piatti si abbinerà la degustazione di vini del consorzio Citra con i sommelier dell'AIS Calabria. Andiamo a Santa Maria del Cedro, dove sabato scorso si è tenuta la 12ª giornata dedicata alla cultura ebraica. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Martino Ciano. Santa Maria del Cedro, capitale calabrese della cultura ebraica. Su 64 città italiane che hanno celebrato domenica scorsa la 12ª giornata dedicata alla cultura ebraica, in Calabria solo il centro Alto Tirrenico, custode del sacro frutto usato nella festa delle capanne dagli ebrei, ha dato voce a questo importante appuntamento. L'evento si è tenuto a Palazzo Marino, ex carcere dell'Impresa di Santa Maria del Cedro, ed ha coinvolto l'Accademia Internazionale del Cedro e l'amministrazione di Santa Maria. L'obiettivo? Non dimenticare le origini ebraiche della nostra cultura contadina, come ricordato dal presidente dell'Accademia del Cedro, Franco Galliano. Recuperare le radici della nostra storia calabrese e mediterranea, che sono delle radici essenzialmente ebraiche, se si pensa quanto ebraismo c'è nei nomi della nostra civiltà contadina e quanta toponomastica è ispirata dall'ebraismo. Una cultura millenaria, quella ebraica, testimoniata anche dal titolo del convegno, dal Talmud ad Internet, le nuove sfide che la cultura ebraica deve superare, l'approccio con la modernità, ma soprattutto il messaggio che l'ebraismo porta ancora con sé. Tutti i punti spiegati ai nostri microfoni dal rabbino Mosè Lazar. Le stesse sfide ci sono, oggi come una volta, perché l'uomo non è cambiato. Imparare di adoperare tutti i nuovi mezzi per il bene dell'uomo, ma anche per il migliorare dell'uomo. Non soltanto per tenersi su un certo livello come è stato prima, ma ogni giorno deve essere qualcosa di più. E noi lo prendiamo proprio dall'agricoltura e proprio dal cedro, perché il cedro continua a crescere. Ieri era piccolo, oggi è diventato grande, perché non poteva restare come prima? No, il segno che una persona vive quando cresce. Il convegno ha visto la presenza del commissario del consorzio di bonifica Valle Lao, Davide Gravina, dell'ex ministro dei beni culturali Dario Antoniozzi e del sindaco di Santa Maria del Cedro Giuseppe Aulicino, che ha commentato così la manifestazione. Con questo contributo di vicinanza, di dialogo e di speranza di una nuova forma di integrazione può essere positivo e si aggiunge quel fermento di grande civiltà che c'è in questi giorni. E come avrete sentito nel servizio precedente, nel corso della manifestazione, il nostro Martino Ciano ha raccolto l'intervista dell'ex ministro ai beni culturali Dario Antoniozzi. Al centro delle dichiarazioni dell'onorevole il cedro e l'importanza che questo frutto per l'economia del comprensorio può avere. Sentiamolo. Non aspettate sempre lo Stato e l'impegno di qui, ed ho notato purtroppo che parecchie superfici non sono più coltivate. Quindi dovete fare una grande propaganda qui, perché anche la ricchezza economica, sociale, culturale deriva dall'impegno locale. Dovete insistere su questo, deve insistere la scuola, debbono insistere le istituzioni religiose, le istituzioni culturali, perché qui se no finisce il cedro, se localmente non c'è l'impegno della coltivazione. Altrimenti altri paesi che producono cedro scadente, però a prezzi più bassi, finiranno col prevalere rispetto alla qualità e alla eccellenza del cedro che voi producete. Faccio a casa il liquore di cedro e sapete la prima bottiglietta di mezzo litro che la mando a Giulio Andreotti, che ormai la riceve da 20 anni e mi telefona e dice: ma non ho mai mandato ancora il cedro.
a Emilio Colombo e a tanti altri personaggi importanti della storia e della politica italiana, sia perché è un prodotto buono, sia perché gli porta gli auguri di Natale e sia perché in fondo ricorda, è un modo di ricordare questa zona qui. È stata portata nel centro CIE di Ponte Galeria a Roma Kate Omoregbe, la nigeriana di 34 anni che ieri ha lasciato il carcere di Castrovillari dopo aver finito di scontare una condanna per spaccio di droga e che ha chiesto asilo politico in Italia per evitare la lapidazione nel suo paese. Kate resterà nel centro romano fino a quando la sua richiesta di asilo non sarà valutata sul piano giudiziario ed amministrativo. Intanto il rettore dell'Unical, Giovanni Latorre, ha affermato che la giovane potrà studiare presso l'Ateneo da lui diretto. Ho comunicato a Franco Corbelli che ha seguito la vicenda di Kate Omoregbe fino al positivo epilogo della sua scarcerazione e della sua permanenza in Italia, afferma Latorre, la disponibilità di iscriversi all'Unical, come ha dichiarato di voler fare. Nei prossimi giorni cercheremo di capire in che modo questa nostra volontà, ha detto ancora Latorre, può trasformarsi nella opportunità auspicata dalla signorina Omoregbe e segnare l'inizio, anche sotto questo profilo, di una nuova fase della sua vita. Nel weekend è andata in scena a Scalea la 12ª edizione della Festa del Pesce Azzurro. Per noi c'era Pierina Ferraguto. Tra canti, balli e cibi poveri ma succulenti si ripete a Scalea l'ormai tradizionale Festa del Pesce Azzurro. La manifestazione giunta alla 12ª edizione evoca ritualismo e misticismo che si nascondono dietro la pesca del re del mare, che ha da sempre caratterizzato il piccolo borgo marinaro dell'Alto Tirreno. Ci basiamo sul vecchio borgo marinaresco che, come vedete, è in giro. Ci sono delle foto che riportano alla luce vecchie tradizioni marinare. La sagra del 2 e 3 settembre, svoltasi in piazza Padre Pio, è stata organizzata dall'associazione Scaleota Vita Azzurra. È un lavoro di un anno, cioè finito questa sera noi ripartiamo per l'edizione prossima. La vostra associazione svolge altre attività? Sì, l'associazione nostra era un'associazione tipicamente sportiva prima. Poi è diventato culturale. Noi siamo gli organizzatori del presepe di Torre Talao. Novità di quest'anno? C'è un altro pesce che è meno conosciuto, che si chiamano gli occhioloni, che è sempre un pesce azzurro, è meno conosciuto ma è molto buono. Il piatto tipico di questa sera, la ricetta? La ricetta è pesce azzurro alici, dicevo pure con gli occhioloni, con la rosa marina, cioè sarebbe la neonata, fatta col pepe rosso, poi c'è la crespella, la tipica crespella di Natale, però c'è con il pesce dentro, sempre salato, cotolette di pesce azzurro e le crespelle. Le previsioni per domani, qualche nube in più tra Calabria e Sicilia tirrenica con possibilità di qualche occasionale residuo rovescio ma in miglioramento rapido. Bel tempo sul resto del meridione con ampie schiarite, temperature stazionarie o in aumento le massime, i venti deboli o moderati dai quadranti occidentali con rinforzi di maestrale sulla Sardegna e sulle estreme aree meridionali, mari da poco mosso a mosso il Mar Ligure, l'Alto Tirreno e l'Adriatico settentrionale, in genere molto mossi i restanti bacini. Qualche appuntamento per domani, riunione promossa dall'assessore comunale Giovani al Futuro Davide Bruno per avviare il progetto Servizio Volontario Europeo alle ore 16.30 presso la sede di Io Cittadino in via San Martino. A Diamante, giornata inaugurale del Diamante Peperoncino Festival con una serie di spettacoli ed esibizioni musicali e teatrali a partire dalle ore 19. Ad Altomonte, concerto del trio Amanita e a seguire del pianista Redair Larsen nell'ambito della manifestazione Divino Jazz 2011, alle ore 21 presso la Piazza Cattedrale. E infine a Scalea partono i festeggiamenti per la Madonna del Lauro da Piazza Aldo Moro, festeggiamenti che si protrarranno anche dopodomani 8 settembre. Per questa sera è davvero tutto, l'assistenza tecnica in studio di Rino Russo, da Andrea Polizzo, grazie per essere stati con noi, arrivederci.